industriale c'è, che è quello che ci hanno presentato nel 2021, che a tutt'oggi non ha dato nessun frutto, perché ricordiamo che nel 2021 il piano industriale prevedeva che nel 2023 ci sarebbe, cioè avremmo dovuto cominciare a vedere la luce sulla famosa Linus Boundary. Le scuse sono sempre le solite, il piano industriale c'è, ma purtroppo non è stato messo in atto fino in fondo, perché comunque c'è la pandemia e c'è la guerra. Questa è una retorica, una barzelletta che sentiamo da tempo, che comunque le altre aziende limitrofe non hanno di questi problemi, quindi l'unico problema è quello che ha la Presidiad. Ci piacerebbe capire che cosa vogliono fare, perché fino ad oggi non sono stati né chiari né tantomeno come dire esaustivi nel darci delle risposte. Noi quello che riteniamo è che è una presa in giro, di fatto togliendoci anche il 70% loro ci vogliono costringere le maestranze a licenziarsi, perché questo è l'obiettivo finale che hanno loro, mettendoli alla fame, cioè prendendoli appunto per la pancia, perché togliendo il 70%, ricordiamo, a maestranze che non è che non lavorano per propria volontà, è l'azienda stessa che li tiene a casa, perché noi lavoriamo con un regime di 10-15 persone al giorno e non hanno nessunissima intenzione di rilanciare questo sito. A nostro avviso lo stanno depauperando ulteriormente rispetto a quello già fatto negli anni, e quindi la fine è bella che scritta. Quindi noi non ci stiamo a questo gioco, a meno che il 6 non vengano con delle idee chiare e nel mantenimento di tutto quello che abbiamo chiesto. I lavoratori non molleranno, lo abbiamo dimostrato, lo stanno dimostrando, quindi se loro hanno intenzione di trovare un accordo noi siamo disponibili, altrimenti andremo avanti per la nostra strada, e questa volta pretendiamo che Dino Cutrochi venga a metterci la faccia una volta per tutte. Non lo vediamo mai, non è mai venuto, ma continua a tessere le fila di questo disastro.